Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Buongiorno e benvenuti al nostro webinar. Al nostro webinar di oggi, il silenzio assenso, secondo evento online del programma Dalla sospensione alla ripresa, un programma di informazione, formazione e affiancamento a distanza delle amministrazioni sulla ripresa delle attività produttive dopo l'emergenza sanitaria. Sono Paola Pirani di Formex PA e vi do il benvenuto a questo evento. Do il benvenuto anche ai relatori di oggi, Riccardo Roccasalva e Mariangela Benedetti, esperti di semplificazione Formex PA, ai quali a breve passerò la parola. Questo webinar in materia di semplificazione amministrativa è il secondo incontro online, come già dicevo poco fa, del programma di informazione, formazione e affiancamento a distanza alle amministrazioni sulla ripresa delle attività produttive dopo l'emergenza sanitaria ed è un'attività del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, che Formex PA realizza sul mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questo programma si rivolge a tutte le amministrazioni coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni per la ripresa dell'attività e si pone l'obiettivo di fornire strumenti utili alle amministrazioni per dare risposte tempestive alle imprese che dopo questa fase di emergenza riapriranno o avvieranno le loro attività ex novo. Proprio la ripresa delle attività economiche è l'occasione per attuare realmente sul campo la semplificazione delle procedure autorizzatorie, salvaguardando al contempo l'attuazione delle norme di salvaguardia della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Questo programma affronta tematiche relative ad alcuni istituti di semplificazione, come la conferenza dei servizi semplificata, il silenzio assenso, il webinar di oggi, l'autorizzazione unica ambientale e il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Ad ogni tematica è dedicato un ciclo di incontri. Così strutturato, abbiamo un webinar introduttivo, come quello di oggi sul silenzio assenso, un gruppo di lavoro interattivo per approfondimento di casi concreti e alla fine, proprio sui lavori di questo gruppo, ci sarà un webinar di approfondimento sui risultati ottenuti, aperto nuovamente a tutti. Come funziona? Il gruppo di lavoro, che è la novità di questo programma, tutti gli interessati a partecipare attivamente a questo gruppo di lavoro devono inviare l'analisi di un caso a pon-semplificazione@formex.it. Come oggetto devono scrivere gruppo di lavoro, qui c'è un refuso, non conferenza di servizi, ma silenzio assenso, e nel testo della mail loro nome, cognome, ente di appartenenza, la regione, il comune, eccetera, il loro ruolo, responsabile SUAP, SUE, responsabile del procedimento, e la proposta di lavoro, ovvero propongo di lavorare e illustrare nel dettaglio un quesito di particolare complessità o rilevanza. Il tutto deve arrivare alla nostra casella mail entro il 28 maggio alle ore 12. Non possiamo poi accettare altre proposte successive a questo orario, a questa data. È importante per poter poi organizzare al meglio il lavoro. Ripeto, entro il 28 maggio 2020 alle ore 12 devono arrivare le proposte di coloro che vogliono partecipare attivamente a questo gruppo di lavoro. Allora, dopo appunto il webinar di oggi ci sarà la riunione del gruppo di lavoro che si riunirà il 3 giugno dalle 15.30 alle 17 e poi il 17 giugno ci sarà dalle 10 alle 11.30 ci sarà poi il webinar aperto a tutti sui risultati del gruppo di lavoro. Nel nostro progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione abbiamo svolto tantissime attività in presenza e a distanza, sono stati aperti centri di conferenza regionali, abbiamo fatto un affiancamento e consulenza in presenza e a distanza, il monitoraggio e verifica dell'attuazione delle misure di semplificazione e è stata aperta anche la comunità di pratica reteitaliasemplice.gov.it che dà supporto proprio della comunità per la semplificazione. Queste sono le tematiche che abbiamo affrontato in tutti i nostri webinar, dalla conferenza dei servizi al silenzio assenso, notifica sanitaria, spettacoli e trattenimenti pubblici, semplificazioni per le imprese certificate e tutte le nostre attività con le slide e le registrazioni le potete trovare elencate in questo nodo di eventi PA 17455, cliccando sull'evento di vostro interesse si aprirà la pagina di eventi e da lì troverete tutta la documentazione
di cui avete bisogno. Per quanto dicevo, dunque, per quanto riguarda la semplificazione per la ripresa, come abbiamo detto, per agevolare la ripresa dell'attività economica, è proprio l'occasione per usare tempestivamente la semplificazione, dunque le amministrazioni andranno supportate per quanto riguarda l'utilizzo delle conferenze di servizi semplificate, l'applicazione del silenzio assenso, la riduzione dei controlli ex ante e l'aumento dei controlli ex post. Vi consiglio di leggere questo articolo molto interessante dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione della ricostruzione, responsabilità, controlli e tempestività, che potrete trovare a questo link che è presente nella slide. E tutte le slide, vi ricordo, le troverete tranquillamente nella pagina di eventi. Andiamo velocemente all'incontro di oggi, che è rivolto prevalentemente al personale coinvolto nel rilascio dell'autorizzazione per le attività di imprese e a tutti gli interessati della tematica trattata. Abbiamo l'intervento di Riccardo Roccasalva, Mariangela Benedetti e poi tutto il tempo per poter rispondere alle vostre domande in chat. Riccardo Roccasalva si occuperà del punto sul silenzio assenso tra le amministrazioni, Mariangela Benedetti della rassegna giurisprudenziale sul silenzio assenso. La chat, questo importante strumento nel quale voi potete iniziare a scrivere le vostre domande che poi saranno portate ai relatori per l'ultima parte del nostro webinar. Ricordo che la registrazione e le slide saranno presenti da questo pomeriggio sulla pagina di Eventi PA, dove nella stessa pagina nella quale vi siete iscritti, ovvero il nodo 220089, poi nella chat vi manderò il link. E infine, velocemente, auguro a tutti voi un buon proseguimento e lascio la parola a Buongiorno a tutti, eccoci qua dopo la conferenza dei servizi. Oggi trattiamo il silenzio assenso, non precisazione importante e preliminare da fare, non il silenzio assenso, quello di cui è l'articolo 20 della 241, quindi quello diciamo, il cosiddetto silenzio assenso provvedimentale, che riguarda i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, ma il silenzio assenso cosiddetto procedimentale tra le pubbliche amministrazioni. Allora, vediamo innanzitutto di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'articolo 17 bis, che ormai è stato introdotto quasi 4 anni e mezzo fa, anzi più di 4 anni e mezzo fa, direttamente con la legge Madia del 2015, che prevede appunto, che ha inserito nel corpo della legge 241 questo nuovo articolo. Qual è l'innovazione di questo articolo? La normativa previgente, diciamo, nei rapporti tra amministrazioni, quindi non tra privato e pubblica amministrazione, ma tra amministrazioni, prevedeva semplicemente con l'articolo 16 la possibilità per gli enti di rispondere a una richiesta di parere da parte di un altro ente precedente se questo parere, diciamo, che si posizionava nella fase istruttoria, non perveniva nei termini, si formava il silenzio assenso, ma questa norma non si applicava, così come era del resto previsto parallelamente all'epoca anche per la conferenza dei servizi, non si applicava agli enti preposti alla tutela degli interessi cosiddetti sensibili, gli interessi di rango costituzionale. Qual è invece la portata innovativa dell'articolo 17 bis? Viene esteso, diciamo, questo silenzio assenso in tutti fino all'estremo, quindi fino a colpire anche i rapporti tra l'ente precedente e gli enti portatori di interessi sensibili. Viene esteso quindi a livello a 360 gradi, quindi a tutti i rapporti. Che cosa dice questa norma? Viene esteso l'istituto del silenzio assenso ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e gestori di beni e servizi pubblici. Gli atti di assenso, con certo nulla osta comunque denominati, devono intendersi acquisiti qualora siano decorsi 30 giorni dal ricevimento dello schema del provvedimento, corredato della relativa documentazione, senza che sia comunicato l'assenso, il concerto e nulla osta dell'amministrazione codecidente. Quindi qua capiamo già alcuni tratti essenziali dell'istituto. Intanto, come ci ricorda bene il Consiglio di Stato in un parere del 2016 che vedremo tra poco, parere sullo schema di provvedimento. Come appunto ci ricorda il Consiglio di Stato, siamo già in una fase decisoria, non più istruttoria. Si parla di codecisione, quindi
sono due amministrazioni almeno, diciamo, che devono decidere, che devono emanare atti di assenso in merito a un determinato procedimento. Per potersi attivare il silenzio assenso previsto dall'articolo 17 bis, occorre che l'ente procedente invii lo schema del provvedimento. Poi dopo vedremo bene in che cosa consiste questo invio. Qua parliamo naturalmente, stiamo parlando dei primi commi, quindi del comma 1 e 2 dell'articolo 17 bis, e quindi non si riferisce ancora ai pareri richiesti agli enti portatori di interessi sensibili. Il termine può essere interrotto una sola volta quando vi siano esigenze istruttorie o richieste di modifiche motivate e formulate in modo puntuale. Quindi, come vedete, sono gli stessi schemi che troviamo un po' in tutta la 241, quindi a partire dall'articolo 2, dove è previsto proprio l'istituto della richiesta di integrazione documentale, l'articolo 2,7, fino ad arrivare all'articolo 14 bis e 14 ter, quindi è un sistema a proposito della conferenza dei servizi, quindi un sistema coerente e in questo senso coordinato, anche perché gli articoli di cui stiamo parlando, il 17 bis, nonché gli articoli da 14 a 14 quinquies, sono tutti scaturiti o direttamente o indirettamente dalla cosiddetta riforma Madia, quindi la legge 124 del 2015. Quindi in questi casi, se mi arriva una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 17 bis, faccio una richiesta di integrazione documentale e l'assenso deve essere reso in questi casi nei 30 giorni successivi. Quindi già vediamo una cosa importante, cioè che la richiesta di integrazione in questi casi non ha un effetto meramente sospensivo dei termini, ma un effetto interruttivo, quindi il termine di 30 giorni riparte in questo caso da quando sono arrivate le richieste di integrazione, quando arrivano le integrazioni da parte dell'ente precedente. Se scade anche questo ulteriore termine di 30 giorni, l'assenso si intende comunque acquisito. E da questo punto di vista vi segnalo, per coloro che appunto che non fossero ancora a conoscenza, che con il recente decreto rilancio, quindi il decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, che è attualmente in corso di conversione, è stato previsto con l'articolo 264, che è uno degli ultimissimi articoli del decreto, che si occupa proprio di semplificazione, che a partire dalla data di vigenza del decreto, quindi dal 19 maggio e fino alla fine anno, quindi fino al 31 dicembre, una volta scaduti i 30 giorni, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso. Questo lo trovate virgolettato perché ho preso proprio il testo dell'articolo 264,1, lettera E. Naturalmente, due parole di commento da questo articolo dobbiamo farlo. Cioè, intanto è chiaro che questo è semplicemente un ricordare, diciamo, un enfatizzare un compito, una responsabilità, che al tempo stesso è una prerogativa, ma è anche una responsabilità da parte del responsabile del procedimento, che non è stata posta con l'articolo 264. Il legislatore ha voluto in questa fase appunto di emergenza, quindi in cui le pubbliche amministrazioni sono particolarmente tenute a dare risposte in tempi celeri alle domande. Quindi cioè il responsabile deve in questo caso chiudere senza aspettare ulteriormente. Questo non vuol dire che fino al 19 maggio naturalmente non fosse necessario, non fosse obbligatorio chiudere il provvedimento. Così come, nonostante la norma si riferisca all'articolo 17 bis, 2, naturalmente riteniamo che questo valga sempre anche nei confronti della fattispecie successiva. Perché l'articolo 264 dice, nei casi di cui all'articolo 17 bis, 2, che si riferisce appunto alla pratica di acquisizione di un parere da parte di un ente non preposto alla tutela di interessi sensibili, ma si applica senz'altro anche alla fase successiva. Qual è lo step successivo? Il comma 3 dell'articolo 17 bis riguarda anche gli interessi sensibili, quindi gli enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, quindi sicuramente ASL, sovrintendenze e quant'altro.
L'unica prerogativa per questi enti, e badate, questa è esattamente una norma che troviamo simmetrica nello spirito, ma anche nella formulazione, nell'articolo 14 bis, quindi a proposito della conferenza dei servizi semplificata, l'unica prerogativa per questi enti è semplicemente che hanno un termine triplicato, quindi 90 giorni anziché 30, 90 giorni sempre che, anche qua, come recita l'articolo 14 bis, sempre che disposizioni di legge o i famosi DPCM di cui all'articolo 2 della 241, che sono i decreti che stabiliscono termini procedimentali, non prevedano un termine diverso, un termine più breve o più lungo. Quindi in mancanza si applica per questi enti un termine di 90 giorni, ma finisce lì, non ci sono prerogative ulteriori per questi enti. Tant'è vero che lo stesso MIBACT, quindi il Ministero dei Beni Ambientali, Culturali e del Turismo, ha in un parere del luglio 2016 dato atto di questa realtà, in un parere che vedremo tra poco. L'unico limite, ancora una volta sottolineo, evidenzio, diciamo, il parallelismo fra l'istituto del silenzio assenso procedimentale, di cui all'articolo 17 bis della 241, e il silenzio assenso previsto invece dall'articolo 14 bis. A proposito della conferenza semplificata, riguarda il caso in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. Quindi, in questo caso, parliamo della valutazione di impatto ambientale, sicuramente dell'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, quindi l'articolo 269 del Codice dell'Ambiente, il decreto legislativo 152 del 2006, ma anche, per esempio, un istituto introdotto con una direttiva, un regolamento comunitario del 2004, il riconoscimento di stabilimenti alimentari. Sono tutti casi in cui proprio direttamente la comunità europea che chiede, che impone che sia rilasciato un provvedimento espresso. Dicevamo l'altra volta, parlando della conferenza dei servizi, che c'è una, e invece per quanto riguarda altre materie ambientali, per esempio, non è chiarissima in base al dettato non esaustivo, secondo molti, della direttiva del 91, della direttiva comunitaria del 91, se anche la materia degli scarichi idrici debba essere o meno sottoposta a questo limite. Quindi ci sono, ne parlavamo a proposito dell'AUA, ne parleranno meglio e più diffusamente i colleghi che nelle prossime settimane discuteranno in altri webinar di questo ciclo, proprio dell'autorizzazione ambientale. Non è chiaro se, o meglio, secondo qualcuno è chiaro e secondo altri no, ci sono, ripeto, prassi applicative da regione a regione, anzi addirittura nelle stesse regioni, da autorità competente ad autorità competente, se tutta la materia degli scarichi idrici, quindi articoli 124 e seguenti del codice dell'ambiente, sia o meno da ricomprendere in questa casistica. Ma questa appunto è una questione che i miei colleghi illustreranno più approfonditamente nei webinar che ci saranno. Allora, veniamo all'aspetto fondamentale. Come dicevamo prima, la differenza fondamentale tra questo silenzio assenso, quindi cosiddetto silenzio assenso procedimentale, come lo chiama anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR, e il silenzio assenso cosiddetto provvedimentale di quell'articolo 20 della 241. L'articolo 20 che, come sapete, è nato già nel 1990, quindi è un silenzio assenso che nasce proprio con la 241, mentre il silenzio assenso procedimentale nasce soltanto nel 2015 con la legge Madia, che è appunto con il nuovo articolo 17 bis. Questo qui, di cui parliamo oggi, appunto, lo ripeto ancora una volta, ha soltanto valenza all'interno di un procedimento. Quindi serve ad acquisire poi tra poco vedremo quali sono i rapporti tra questo istituto e quello della conferenza dei servizi. Sarebbe l'acquisire un assenso per poter emettere un provvedimento finale. Il silenzio assenso invece disegnato dall'articolo 20 è qualcosa di proprio concettualmente diverso, riguarda i rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati, ed è invece un vero e proprio silenzio provvedimentale, cioè vale già direttamente come provvedimento, no? Quello a cui siamo abituati da decenni, per cui si dice decorsi X giorni, questo lo troviamo in tante norme, no? A partire dalla, ne cito giusto qualcuna, dal decreto legislativo 114 del 98,
a proposito della materia del commercio, fino ad arrivare all'articolo 20 del DPR 380 del 2001 sul procedimento di rilascio del permesso di costruire, no? Nel testo unico dell'edilizia. Quindi è un tipico caso di silenzio assenso provvedimentale. Qual è la, quindi differisce, i due silenzi differiscono per funzione, quindi una è interna al procedimento, l'altra invece ha valore direttamente provvedimentale, ma anche come ambito di applicazione. Abbiamo visto infatti che l'articolo 17 bis si applica anche ai casi in cui l'acquisizione di atti di assenso si rivolge alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, quindi anche qui sovrintendenze, ATL, eccetera, non possono, tra virgolette, bloccare il procedimento, mentre invece, come sappiamo bene, nell'articolo 20,4 della 241 si prevede che il silenzio assenso provvedimentale abbia invece questo specifico limite. Parlavamo prima del parere del Consiglio di Stato, molto importante, il 1640 del 13 luglio 2016, a cui dopo una settimana o poco più fa seguito poi un'altra importante circolare del MIBACT, di cui parleremo subito dopo. Che cosa afferma il Consiglio di Stato in questo parere? Proprio rispondendo a quesiti posti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si sofferma il Consiglio su quattro aspetti fondamentali di questo nuovo istituto, cioè l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, l'ambito oggettivo, quindi a chi si applica, quali sono le materie, e quali rapporti, questo è molto importante, con la conferenza dei servizi, perché già molti di voi si staranno chiedendo, ma allora che faccio? Indico barra convoco la conferenza oppure chiedo al silenzio assenso? Quindi è una risposta interessante, cioè una domanda interessante che troverà una risposta nelle slide che vedremo tra poco. E poi soprattutto le modalità necessarie, sufficienti, ma soprattutto necessarie affinché si formi il silenzio assenso e poi come si esplica il potere di autotutela. Quindi per ciascuno di questi aspetti succintamente trattiamo le slide. In particolare, qual è l'ambito soggettivo di applicazione? L'articolo 17 bis, ci ricorda il Consiglio di Stato, poiché ha il suo fondamento nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione, cioè l'articolo 97 della Costituzione, si applica a tutti i casi in cui il procedimento amministrativo debba concludersi con una decisione che per legge richieda l'assenso vincolante di un'altra amministrazione, comprese Regione ed enti locali, inclusi le regioni a statuto speciale, le province di Trento e Bolzano, gli organi politici, le autorità indipendenti, i gestori di servizi e beni pubblici, che ci ricorda il Consiglio di Stato, sono soggetti che a prescindere dalla loro veste formale, anche se sono SPA, società cooperative per azioni, eccetera, devono comunque osservare nello svolgimento di determinate attività o funzioni, le funzioni cosiddette amministrative, i principi appunto della 241. Sono comprese in questo novero le società in-house e i cosiddetti organismi di diritto pubblico, di cui naturalmente non tratteremo in questa sede. Quindi il novero è quanto più ampio possibile. Per quanto riguarda l'aspetto oggettivo, l'ambito oggettivo di applicazione, a quali materie si applica? Afferma il Consiglio di Stato, a ogni procedimento che al suo interno preveda una fase codecisoria necessaria di competenza di altra amministrazione. E non soltanto agli atti che non solo agli atti che appartengono alla categoria dell'autorizzazione. Tipico esempio, per essere pratici, per fare un esempio subito, è l'articolo 146 del codice del paesaggio, no? Il decreto legislativo 42 del 2004. Perché? Perché l'articolo 146 ci ricorda che l'autorizzazione paesaggistica è chiaramente un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. E costituisce, rispetto a questa, naturalmente c'è un parere vincolante espressa dalla sovrintendenza, dall'autorità competente. Quindi lì c'è chiaramente una fase di codecisione. Nel momento in cui il parere è vincolante da parte della sovrintendenza, è chiaro che c'è una fase di codecisione. Quindi sicuramente l'articolo 17 si applica a questo procedimento. E poi il MIBACT entrerà con la nota che vedremo subito dopo, replicherà, dirà la sua proprio su questo tipo di procedimento. Non solo, ma si applica anche ai procedimenti, come abbiamo detto, di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili. Uno di questi casi tipici è quello proprio delle sovrintendenze. Non si applica invece,
Questo è un principio importante che dobbiamo ricordarci e che ci fa in qualche modo ricordare, no? La differenza ontologica, cioè, tra silenzio e assenso procedimentale e quello provvedimentale, non si applica quando l'atto di assenso viene chiesto da un altro ente non nel proprio interesse, ma nell'interesse del privato. Quindi io opero come ente in nome e per conto del privato. Il destinatario finale, quindi colui che avrà il beneficio finale, non è l'ente, ma è il privato. Tipico del caso, naturalmente, dello sportello unico. Ora che sia lo sportello unico attività produttive o sportello unico per edilizia, comunque, dice il Consiglio di Stato, l'articolo 17 bis non si applica a queste fattispecie. Poi vedremo quali sono invece gli strumenti previsti per queste tipologie. Ovviamente una doverosa precisazione, tra poco vedrete le slide proiettate dalla mia collega, la dottoressa Mariangela Benedetti, dove invece vedrete delle sentenze di TAR e Consiglio di Stato che sembrano dire qualcosa di parzialmente diverso, cioè entrano nel merito di pratiche di articolo 17 bis non soltanto per opere pubbliche, per opere di interesse privato diretto dell'ente precedente, ma anche per pratiche presentate alla pubblica amministrazione dal privato. Quindi questa è la norma che pone la barriera che pone il Consiglio di Stato. Dopodiché ci sono stati dei temperamenti. È una materia ancora, dobbiamo dirlo, anche dal punto di vista giurisprudenziale, magmatica, diciamo, in divenire. Quindi la regola fondamentale che mette il Consiglio di Stato nel 2016 è: non si applica ai procedimenti di sportello unico, ma soltanto a quelli, ai procedimenti portati avanti direttamente per l'interesse proprio della pubblica amministrazione. Ma poi, ripeto, con alcune sentenze successive questo principio è stato parzialmente temperato. Ancora sull'ambito oggettivo di applicazione c'è la motivazione. Qual è la motivazione? Perché l'istituto in esame serve a semplificare i rapporti fra soggetti pubblici e non i rapporti con i privati, perché, ci ricorda il Consiglio di Stato, ci sono già altri istituti di semplificazione posti a tutela del privato nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione. Quali sono, in primis? Sicuramente, ci ricorda il Consiglio di Stato, la SCIA e la conferenza dei servizi. Aggiungerei naturalmente anche il silenzio assenso provvedimentale, quello previsto dall'articolo 20 della 241. Veniamo adesso a un aspetto fondamentale, molto delicato, quello dei rapporti con la conferenza dei servizi. Abbiamo visto che in molte slide c'è la, c'è la, abbiamo visto le, la, come dire, una sorta di parallelismo, no, per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la tempistica, eccetera, rispetto alla conferenza di servizio. Allora, che cosa, sulla base di una richiesta fatta proprio dal Dipartimento della Funzione Pubblica in questo parere del 13 luglio e aderendo in qualche modo alla ricostruzione interpretativa portata avanti dal Dipartimento, il Consiglio di Stato ritiene che l'articolo 17 bis si applichi quando l'ente precedente deve acquisire l'assenso di una sola amministrazione. Invece, negli altri casi, quando concreta quella famosa pluralità di enti che devono esprimersi, quando c'è un procedimento pluristrutturato, come abbiamo visto la settimana scorsa nel webinar sulla conferenza dei servizi, quando devo acquisire atti di assenso da parte di due enti, allora a quel punto scatta invece l'obbligo di indire ed eventualmente convocare la conferenza. Quindi il discrimine, secondo appunto il Consiglio di Stato, in questo, che dà anche una, come dire, una sorta di ordine sistematico in questa trattazione, nella delimitazione degli ambiti fra i due istituti, è proprio quello. Quindi parere monostrutturato, quindi devo acquisire un atto di assenso in fase decisoria soltanto da un ente, invece se si tratta di un procedimento pluristrutturato devo acquisire più atti di assenso soltanto da parte del, in questo caso indirò o convocherò la conferenza. L'ultimo aspetto che viene preso in considerazione dal Consiglio di Stato, è quello proprio della come si forma, quali sono le modalità affinché si possa dire formato il silenzio assenso e qual è la modalità per esercitare il potere eventualmente di autotutela. Allora, dal punto di vista pratico, ci ricorda il Consiglio di Stato, occorre che l'amministrazione precedente invii formalmente
quindi non con una semplice mail, ma insomma con un atto protocollato, eccetera. L'invio formale del testo, quindi del provvedimento finale, non ancora sottoscritto, in vista della successiva eventuale sottoscrizione di un testo condiviso. Questo nell'ipotesi in cui l'amministrazione che deve rilasciare il parere debba esprimere un assenso naturalmente espresso. Quindi gli devo mandare, ci ricorda il Consiglio di Stato, affinché valga possa applicare l'istituto del silenzio assenso procedimentale, devo inviare una bozza che deve essere più di una bozza, proprio quello che per me è lo schema finale di procedimento come lo dovrei sottoscrivere. Questo perché ci ricorda sempre il Consiglio di Stato, siamo in una fase decisoria, non più soltanto istruttoria. Se l'amministrazione rimane silente, il provvedimento può essere sottoscritto soltanto dall'ente procedente, dando atto o nelle premesse oppure in calce al provvedimento, quindi alla fine, che ho inviato lo schema di provvedimento all'amministrazione che doveva decidere insieme a me, e questo termine, il decorso del termine, si è verificato senza che vi sia stato nessun parere espresso. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, l'esercizio del potere di autotutela, naturalmente, sempre secondo il Consiglio di Stato, una volta che si forma il silenzio assenso, viene meno, quindi una volta decorsi 30 o i 90 giorni, a seconda che siamo nella casistica di cui al comma 2 o al comma 3, viene meno il potere di dissenso postumo da parte dell'ente interpellato, quindi io successivamente non posso dissentire, perché ho consumato, diciamo, il mio potere. Naturalmente sono termini perentori. Tuttavia, se l'ente rimasto inerte riesce a pronunciarsi, ancorché in ritardo, ma comunque prima che l'amministrazione precedente adotti l'atto finale, posso segnalare appunto all'ente precedente le ragioni di illegittimità o di opportunità che precludono l'adozione dell'atto. Quindi posso comunque farlo, posso segnalargli appunto posso segnalargli questo aspetto, anche se poi il MIBACT su questo dirà la sua in maniera molto puntuale in una slide che vedremo tra poco. Se invece ho già adottato il provvedimento finale, quindi l'ente precedente si è già determinato, quindi preso atto del formarsi del silenzio assenso, ho già emanato il provvedimento, allora a questo punto, dice il Consiglio di Stato, la tutela soggiace alla regola del contrarius actus, cioè sapete, la regola del contrarius actus è quella per cui per poter emanare un provvedimento di secondo grado, che sia ad esempio una revoca, un annullamento, eccetera, devo ripetere lo stesso procedimento che ho posto in essere in primo grado, in prima battuta. Quindi l'eventuale esercizio del potere di riesame deve seguire lo stesso procedimento, quindi devo stimolare in questo caso l'amministrazione precedente a porre in essere un procedimento uguale. Contrario, non posso limitarmi a suggerire di rideterminarsi, ma dovrò ricominciare da capo il procedimento, come l'ho fatto diciamo così, in primo grado. Dopodiché il Consiglio di Stato si sofferma sulla differenza appunto con gli articoli 16 e 17. Gli articoli 16 e 17 della 241 fanno riferimento agli atti che devo acquisire in fase istruttoria. Quindi sono in una fase istruttoria e chiedo pareri. Qua invece mi trovo già in una fase decisoria, ecco perché alla mia richiesta di parere devo allegare lo schema di provvedimento, perché sono già, diciamo, in una fase in procinto di determinarmi. Ecco perché, come ci ricorda anche il MIBACT con la nota che vedremo tra poco, la nota del 22 luglio, il parere consultivo di quegli articoli 16 e 17 rimane assoggettato alla tutela degli interessi sensibili, quindi la sovrintendenza può in questo caso bloccare con la propria inerzia, diciamo con il proprio silenzio, il procedimento, non invece anche nel caso dell'articolo 17 bis. Per brevità, questa seconda parte della slide la salto. Come dicevamo, l'articolo 16 non si applica agli enti preposti alla tutela degli interessi sensibili. Cosa dice invece l'articolo 17? L'articolo 17, vi ricordo, è quello che riguarda non i pareri, ma le valutazioni tecniche che io devo chiedere ad organi o enti appositi, che sono previsti da legge e da regolamento, quindi devono esprimere proprio una sorta di consulenza tecnica, una valutazione tecnica, per poter poi adottare
un provvedimento. In questo caso non scatta il silenzio assenso. Se di corso termine di legge o entro 90 giorni non viene rilasciata questa valutazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, il responsabile del procedimento non può andare avanti proprio per la natura particolare, non può chiudere il procedimento perché manca una, come dire, una valutazione tecnica che è indispensabile, ma la devo chiedere ad altri enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecniche equivalenti, oppure se mancano, a istituti universitari. Gli enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecniche equivalenti possono essere l'ARPA o quali che siano, insomma. Altrimenti posso fare riferimento a un dipartimento universitario competente per materia. Neanche il 17 si applica alla tutela degli interessi sensibili. Il MIBACT che cosa ci ricorda con questa parere del 20 luglio? Ci dice intanto una cosa che tra l'altro è stata confermata dalla giurisprudenza successiva: il silenzio assenso endoprocedimentale non si può estendere agli atti concessori. Ora, naturalmente, il MIBACT riguarda correttamente l'ipotesi in cui sia il comune per sé a chiedere degli spazi, ma questa norma, vi ricordo, è stata anche di recente confermata dalla giurisprudenza per quanto riguarda il silenzio assenso provvedimentale. Cioè, un conto è che io privato debba ottenere dalla pubblica amministrazione un'autorizzazione, un conto è una concessione, quindi tipico esempio la concessione di suolo, no? Ma ci sono tante ipotesi di concessione. Il motivo non lo posso esporre per motivi di tempo, naturalmente, perché tra poco cedo la parola alla collega, ma è importante questo aspetto. Quindi né in ambito di silenzio assenso procedimentale né in quello provvedimentale si applica agli atti concessori. Si estende invece, ricorda il MIBACT, al parere vincolante del sovrintendente. Quindi se il sovrintendente non rilascia il parere nei termini, ai sensi dell'articolo 146, naturalmente l'autorità, la regione o ente delegato a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica può procedere. Ricorda il MIBACT, bisogna fare attenzione se vogliamo azionare la leva dell'autotutela. Vi ricordate che cosa abbiamo detto prima? L'autotutela è sempre possibile, sia nel caso che, con modalità differenti, sia nel caso che l'autorità, in questo caso delegata, la regione autente delegato, non si sia ancora espressa con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sia nel caso in cui l'abbia già fatto. Ricorda il MIBACT, però attenzione, facciamo attenzione se vogliamo chiedere l'autotutela per gli inevitabili riflessi risarcitori che potrebbero derivarne. Quindi anche nei soli casi in cui il Consiglio di Stato ha detto che basta la segnalazione all'amministrazione procedente perché quest'ultima non ha ancora rilasciato l'autorizzazione paesaggistica. Quindi facciamo attenzione, ricorda il MIBACT, alle sovrintendenze a chiedere l'autotutela. Qual è il corollario di tutto ciò? È che il silenzio assenso procedimentale non può valere nei casi in cui abbiamo detto il SUAP, il SUAPE, a seconda delle declinazioni regionali, chiede alle altre amministrazioni il rilascio di atti di assenso comunque denominati. Ad esempio, ci troviamo nell'ambito dell'AUA, ai sensi della conferenza dei servizi, oppure fuori dalla conferenza, ai sensi dell'articolo 4 del 59, il regolamento sull'AUA, quindi devo chiedere un atto di assenso a un altro ente, o devo chiedere un atto di assenso non in ambito ambientale, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160. Quindi, secondo questa ricostruzione del Consiglio di Stato, ma abbiamo detto che questo principio granitico ha avuto poi dei temperamenti nella giurisprudenza successiva, di cui ci darà conto la collega, la dottoressa Benedetti. Quali sono allora i rimedi a disposizione del responsabile del SUAP, del SUE o del SUAPE in caso di inerzia di uno o più degli enti interpellati? Sicuramente, se ricorre alla conferenza dei servizi, questo lo ricordo, sono i rimedi previsti dagli articoli 14 bis e 14 ter. Quindi l'abbiamo già detto, tranne i casi in cui la normativa europea richiedano il rilascio di un provvedimento espresso, sicuramente farò ricorso in maniera indiscriminata al silenzio assenso. Se invece non ho convocato la conferenza dei servizi e sono responsabile SUAP, ricordo a tutti che c'è il combinato disposto, che è sempre buona norma mettere in qualsiasi provvedimento finale di autorizzazione unica rilasciata ai sensi del DPR 160, quindi richiamare il combinato disposto dell'articolo 38,3 lettera H del decreto legge 112 del 2008, che è la legge delega
sulla base della quale il governo poi ha emanato il DPR 160, e l'articolo 7,3 del DPR 160 stesso. Perché cosa dicono queste due norme? L'articolo 38,3 lettera H ci ricorda che in caso di mancato ricorso alla conferenza, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni, l'amministrazione precedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso. In tal caso, a meno che io proprio non abbia richiesto l'avviso, è chiaro, in quel caso è una mia responsabilità procedimentale, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. Quindi chi risponde della mancata emissione soltanto l'ufficio, soltanto l'ente che quel parere non ha emesso, non certo non ne posso rispondere io, che invece mi limito a prendere atto del silenzio assenso. L'articolo 7, i commi 2 e 3 chiudono il cerchio e dicono, a proposito del procedimento unico ordinario, quello autorizzatorio del SUAP, verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro 30 giorni, decorso il termine sempre di 30 giorni della fase istruttoria di cui al comma 1. Una volta che scade anche questo secondo termine, oppure se non sono ricorso alla conferenza dei servizi, si applica l'articolo 38,3 lettera H del decreto legge. Quindi, come vedete, è un sistema chiuso, per cui alla fine il responsabile SUAP non soltanto può, ma deve, in mancanza di pareri espressi. Allora, buongiorno a tutti. Dunque, allora, oggi affrontiamo il tema del silenzio assenso e cerchiamo di farlo leggendo alcune delle sentenze emesse da Consiglio di Stato e TAR in merito a questo nuovo istituto. Come ribadiva già il mio collega e come in realtà abbiamo evidenziato anche la volta precedente rispetto alla conferenza di servizi, ci troviamo di fronte, ma qui il caso è sicuramente più interessante, ci troviamo di fronte ad una disciplina nuova e particolarmente complessa, che sicuramente anche la lettura della giurisprudenza forse ci pone più domande piuttosto che fornirci soluzioni concrete. Questo perché innanzitutto se leggiamo insieme l'articolo 17 bis, ci rendiamo conto che l'articolo in realtà mette insieme due aspetti che sono tra loro diversi. Che cosa faccio riferimento? Faccio riferimento al fatto che questo articolo nasceva in realtà solamente riferito agli atti di concertazione, ovvero si cercava un modo di velocizzare le decisioni che dovevano essere assunte in modo concertato. Dopodiché, nell'evoluzione della scrittura di questo articolo sono stati aggiunti anche tutti gli atti amministrativi. Quindi, di fatto, l'articolo 17 bis poi ha trovato l'applicazione generalizzata che anche oggi ci troviamo a discutere oggi, appunto, nel presente webinar. Allora, io passerei direttamente all'analisi. Qui trovate ovviamente la norma riportata, giusto per facilità di lettura. Cerchiamo di capire quali sono stati gli aspetti trattati dalla giurisprudenza. Allora, sicuramente le condizioni di applicabilità del silenzio assenso sono quelle che troviamo più spesso e come dimostrano anche le vostre domande, sono quelle che più interessano dal punto di vista applicativo, cioè bisogna capire quando si può applicare l'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17 bis e quando invece non è possibile applicarlo. Sicuramente abbiamo visto una linea di demarcazione, ci è stata fornita immediatamente dal parere del Consiglio di Stato, che vi ricordo parere che viene emanato sullo schema del decreto, quindi prima che il decreto venga emanato, e la prima linea di demarcazione è appunto quello definita nel numero di atti. Se l'amministrazione deve richiedere un unico atto di assenso, si applica l'articolo 17 bis, se deve richiedere più atti, si applica che cosa? La conferenza di servizi.
Quindi sicuramente la linea di demarcazione tra diciamo, i due istituti è dato, questa è stata diciamo, l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato e che di fatto viene, diciamo, viene, è quella che viene applicata, è nella numerosità delle, degli atti d'assenso richiesti. Però come poi vediamo, come poi ci ha già spiegato il mio collega dottor Rocca Salvo, in realtà non basta il numero, ma bisogna anche capire che cosa deve essere richiesto in concreto. Allora, prendiamo innanzitutto il primo caso. Dunque, questo è un caso che è stato sottoposto all'attenzione del TAR Puglia. Due diciamo, comproprietari di un immobile situato a Gallipoli, realizzato in virtù di una licenza edilizia rilasciata nel 1964, richiedono nel 2014 il rilascio di un permesso di costruire per l'ampliamento del primo piano dell'edificio. Nel 2014, dopo che era stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, il Comune rigetta l'istanza sotto il profilo edilizio. L'intervento richiesto infatti prevedeva l'ampliamento di un immobile che riguardo al primo piano risultava di fatto abusivo, in quanto era stato costruito dopo la scadenza del titolo abilitativo, rilasciato appunto come vi dicevo nel 1964, quindi quando quel titolo abilitativo aveva cessato di avere la propria efficacia. Sulla questione è intervenuto il TAR, un altro rispetto appunto a quello che stiamo analizzando, ma ovviamente sono tra loro diciamo tutti connessi, che aveva confermato la correttezza dell'operato del Comune, quindi aveva dichiarato che effettivamente il Comune aveva fatto bene a dichiarare, a rigettare l'istanza sotto il profilo edilizio, perché proprio mancava di fatto non si poteva chiedere l'ampliamento di una struttura di fatto abusiva. Scusate. Accertata l'abusività dell'opera, quindi realizzata al primo piano, nessun permesso di costruire poteva essere rilasciato, dovendosi prima rimuovere la situazione di illegittimità. Mediante che cosa? Mediante il procedimento in sanatoria dell'immobile previsto dall'articolo 36 del DPR 380 del 2001. Nella data del 9 gennaio 2017, i due comproprietari proponevano istanza di permesso di costruire in sanatoria. Nel frattempo il Comune di Gallipoli emetteva ordinanza di demolizione, che poi è stata successivamente annullata dalla stessa consentenza con una successiva sentenza. Il Comune, nell'ambito del procedimento in sanatoria, in data 7 novembre 2017, chiedeva alla sovrintendenza il parere vincolante prescritto dall'articolo 167,5 del decreto legislativo 42 del 2004, quindi del codice dei beni culturali. Con nota del 10 maggio 2018, la sovrintendenza comunicava che la richiesta di compatibilità paesaggistica veniva archiviata, in quanto non ammissibile alla procedura di accertamento di compatibilità. A seguito quindi del parere negativo emanato dalla sovrintendenza, il Comune di fatto ha rigettato l'istanza. Contro tale decisione, quindi, è contro tale decisione che il signor X e il signor Z hanno presentato ricorso, questo che stiamo analizzando insieme, chiedendo tra gli altri aspetti l'accertamento dell'intervenuta formazione per silenzio dell'autorizzazione paesaggistica, quindi in virtù dell'operatività dell'articolo 17 bis dell'articolo 241 del 1990. Il Comune infatti trasmetteva alla sovrintendenza la richiesta del parere vincolante previsto dall'articolo 167 in data 7 novembre 2017, mentre il pronunciamento negativo della sovrintendenza è pervenuto ben oltre i 90 giorni che sono previsti dall'articolo 167 per il rilascio del suddetto parere. Infatti è pervenuto in data 10 maggio 2018. Come vi ricordava quindi il dottor Rocca Salva, visto che la disciplina contenuta nell'articolo 17 bis fa venire meno la condizione di intoccabilità degli interessi sensibili, delle amministrazioni portatrici di interessi sensibili, del rispetto, come dire, dell'attesa, del rispetto dei loro termini,
Questo significa che anche per queste amministrazioni, per il parere rilasciato da queste amministrazioni, si applica il silenzio assenso. Quindi, secondo le parti interessate che hanno appunto impugnato la decisione del comune, doveva applicarsi anche in questo caso l'istituto del silenzio assenso. Vediamo che cosa dice il TAR. Il TAR ritiene che in questo caso non possa operare il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 17 bis. A questo punto vediamo quali sono i motivi che il TAR, riporta per, appunto escludere tale applicabilità, tale applicazione. Il giudice ci dice, ho riportato esattamente quello che dice il TAR, quindi poi tutto potete trovarlo, diciamo non è stato, come dire, riscritto, ma è proprio quello che ci indica il giudice amministrativo. Dice, nonostante la nettezza della formulazione normativa, deve ritenersi che il silenzio assenso trasversale tra pubbliche amministrazioni debba in realtà essere applicato armonizzando il tenore letterale dell'articolo 17 bis con i principi fondamentali dell'ordinamento, come rimarcati in sede giurisprudenziali in fatti similari. In primis è stato affermato che non risulta privo di rilevanza l'eventuale parere reso in ritardo dall'amministrazione consultiva. In tale senso, infatti, si è precisato che, scaduto il termine previsto dalla norma, il parere reso dalla sovrintendenza nell'ambito della procedura autorizzativa ex articolo 146 è da considerarsi privo dell'efficacia attribuitogli dalla legge, e cioè privo di valenza obbligatoria e vincolante, ma la decorrenza del termine non impedisce comunque l'espressione. L'espressione di un siffatto parere può essere reso nei confronti dell'amministrazione precedente, la quale quindi deve valutarlo in modo adeguato. Che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che l'applicazione dell'articolo 17 bis implica che, scaduto il termine, quindi emanare un parere, un atto di assenso successivamente alla data di scadenza, quindi al termine, oltre il termine previsto per il suo rilascio, significa che questo atto è privo dell'efficacia che gli è proprio, ai sensi appunto proprio perché si applica l'articolo 17 bis. Questo non significa però che l'amministrazione precedente non possa valutarlo, quindi non possa, come dire, prenderlo in considerazione per l'emanazione del suo parere. Quindi questo sta a significare appunto che laddove intervenga il parere tardivo, prima dell'emanazione dell'atto finale, ovviamente siamo in un caso in cui l'amministrazione precedente non abbia emesso già il proprio provvedimento, questa amministrazione procedente possa comunque valutare in sede di rilascio del proprio provvedimento conclusivo anche le considerazioni e le osservazioni contenute nel parere. Nel caso di specie, ci dice il TAR, poiché il Comune non aveva adottato il provvedimento finale al tempo dell'emissione del parere tardivo ad opera della sovrintendenza, quest'ultimo atto consultivo veniva di fatto correttamente considerato dal Comune. In secondo luogo, sempre il TAR ci ricorda, la giurisprudenza ha affermato che la formazione del silenzio assenso sul parere, al pari di quello riguardante il provvedimento finale, non può aver luogo ove non risulti provata la presenza di tutti i presupposti giuridici e fattuali richiesti per il rilascio dell'atto, che si assume formato per silenzio. Allora, che cosa ci sta dicendo? Qui fa riferimento a la numerosa giurisprudenza che è legata in realtà all'applicazione dell'articolo 20. Cioè, la giurisprudenza più volte si è chiesto, ma in quali casi il silenzio, anche qui, è possibile applicare il silenzio assenso? Anche appunto riferito non alla fase, diciamo, endoprocedimentale, ma alla fase provvedimentale. Allora, in più occasioni il giudice amministrativo ha ribadito un concetto fondamentale, ovvero che
non basta, come dire, il decorso del tempo per il affinché scatti il silenzio, ma è necessario anche che diciamo che ci siano tutte le condizioni, quindi il rispetto dei presupposti giuridici e fattuali richiesti per rilasciare l'atto. In altre parole, se non si può pensare che il solo fatto di richiedere un parere o richiedere un determinato provvedimento, facciamolo rispetto al provvedimento che forse è più semplice da capire, allo scadere del tempo, del termine previsto per il rilascio di quel provvedimento, pensare che il provvedimento sia rilasciato positivamente, perché non basta appunto il decorso del termine, ma è necessario anche che ci siano tutte quelle condizioni giuridiche per il rilascio di quel provvedimento. È dunque necessario appunto che risulti provata anche la conformità dell'intervento richiesto al vincolo, quindi in qualche modo che effettivamente il provvedimento, questo significa, fosse coerente al rispetto del vincolo, ad esempio ambientale o paesaggistico, che ci si trova ad affrontare nel caso specifico. Quindi, questo perché? Perché ci ricorda la giurisprudenza, in caso contrario il richiedente verrebbe ad ottenere un ampliamento della propria sfera giuridica che non avrebbe potuto conseguire mediante l'ordinario procedimento espresso. Solamente questo perché? Perché se si accogliesse l'ipotesi che basta che il decorso del termine sia condizione necessaria e sufficiente per applicare il silenzio assenso, questo comporterebbe ovviamente il rischio di disapplicazione del rispetto delle condizioni di eliminazione del vincolo. Quindi che significa? Significa che l'atto non solo deve appunto, ci deve essere il rispetto delle condizioni che noi vogliamo, che il privato vuole rimuovere con la richiesta di autorizzazione. Quindi in conclusione ci dice il TAR, il silenzio assenso non si forma unicamente per il solo effetto del fatto giuridico del corso del tempo, ma richiede anche le del presupposto sostanziale della condizione appunto della piena conformità delle opere alla regolamentazione che sta alla base del rilascio del provvedimento. Il principio è stato quindi dapprima enucleato in materia edilizia con riferimento appunto, vi dicevo, all'articolo 20, in particolare all'articolo 20 del DPR 380, che prevede che per accertare l'intervento è intervenuta formazione del silenzio assenso, è necessario che risulti pacifica o provato anche la condizione sostanziale della conformità edilizia e urbanistica dell'intervento. L'articolo 20 del comma 8, lo trovate in questa slide, ci ricorda che decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente non abbia opposto motivato diniego sulla domanda di permesso di costruire, questo permesso di costruire si intende formato per silenzio assenso. Come ricordava il mio collega precedentemente, la disciplina normativa è piena di queste ipotesi di silenzio assenso e appunto in più occasioni la giurisprudenza amministrativa è intervenuta per ricordare, fate attenzione che per garantire che questo silenzio assenso si formi e si formi legittimamente non basta il decorso del termine, ma è necessario anche che la domanda, quindi l'istanza, sia presentata attraverso una modalità rispettando tutti i requisiti, rispettando la conformità alla regolamentazione che è alla base della richiesta. Quindi ad esempio nel caso di richieste edilizie si devono rispettare tutte le condizioni in materia di edilizia e paesaggistica. Infatti proprio alla luce di quanto della numerosa esperienza in materia edilizia, il principio, questo principio generale, è stato applicato anche alla compatibilità paesaggistica. Quindi vedete che la prima condizione di fattibilità affinché il silenzio assenso scatti
contratti, è, e questo vale anche per l'articolo 17 bis, non solo decorre il tempo, ma che il parere, come dire, sia perfettamente coerente alle norme alle condizioni che quelle norme stesse prevedono per rimuovere il vincolo. Cosa accade quando si utilizza il modulo della conferenza di servizi? Allora, in questo caso abbiamo visto che il caso concreto aveva appunto a che fare con la richiesta si richiedeva l'applicazione del silenzio assenso rispetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146. E ricordo, andando indietro, che la decisione è stata quella che non potesse essere applicato l'articolo 17 bis. Non potendo essere applicato l'articolo 17 bis, di fatto quindi il TAR ha rigettato la richiesta di annullamento presentata dai ricorrenti, richiesta di annullamento quindi della decisione negativa del rilascio del permesso di costruire in sanatoria. In realtà la volta precedente abbiamo visto un caso che aveva sempre ad oggetto l'articolo 146, ma che ha prodotto, diciamo, un risultato diverso e un'applicazione diversa del silenzio assenso. Anche qui vi ricordo che la disciplina del silenzio assenso previsto dall'articolo 17 bis, che quindi è stato concepito prima della modifica dell'articolo 14, è di fatto entrata nell'ambito della conferenza di servizi, cioè la conferenza di servizi ha ripreso quanto previsto dall'articolo 17 bis e ha applicato questo silenzio assenso anche nell'ambito della conferenza di servizi. Ciononostante, è possibile dire che quando si entra dentro il modello procedimentale, il modulo procedimentale della conferenza di servizi, la disciplina risulta più rafforzata. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che la conferenza, il modulo della conferenza di servizi è stato previsto considerando non solo le novità che erano state apportate, quindi in particolar modo appunto la possibilità di poter applicare anche alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili il silenzio assenso, cosa che invece appunto, come ci ricordava il dottor Roccasalvo in precedenza, questo non era mai stato possibile rispetto alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili, ma per la prima volta è stato di fatto preso in considerazione anche la necessità del privato, quindi non solo la necessità di valutare gli interessi pubblici e di arrivare ad una giusta contemperazione di questi interessi pubblici nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ma anche la necessità di considerare l'interesse del privato di vedere chiuso il procedimento amministrativo, non chiuso positivamente, ma di vederlo chiuso. Questo perché? Perché uno dei problemi più significativi riscontrati nella conferenza di servizi era quello che venivano quindi lamentati spesso dalle imprese, era quello appunto di rimanere appesi nella decisione delle amministrazioni e di non sapere quale fosse la decisione. Quindi non era tanto, certo, se un privato chiede un'azione all'amministrazione perché è interessato ad averla, però spesso le associazioni di categoria hanno proprio presentato e hanno fatto presente che la necessità di vedere comunque chiuso in un modo la conferenza di servizi. Questa attenzione maggiore posta anche quindi all'interesse del privato di vedere chiuso il provvedimento ha fatto sì che la nuova disciplina della conferenza di servizi fosse anche finalizzata a chiudere i tempi a veder conclusa la conferenza e quindi, diciamo, di attribuire tutta una serie di pesi e contrappesi per garantire questo risultato. Quindi questo per dire che di fatto quando si entra dentro la conferenza di servizi la disciplina sembra più garantista a favore del privato.
Questo perché? Perché è vero che viene ripresa la disciplina, come dire, il principio generale contenuto nell'articolo 17 bis, ma non vengono ripresi alcuni degli aspetti che invece hanno presentato e presentano ancora tutt'oggi delle difficoltà interpretative, come ad esempio il fatto che l'articolo 17 bis preveda lo schema provvedimentale, quindi, come dire, il silenzio assenso si forma sulla base di una scheda provvedimentale direttamente previsto da parte di un'altra amministrazione. Quindi che significa? Significa che c'è un'amministrazione che già ha svolto la propria istruttoria e quindi questa istruttoria le ha consentito di predisporre uno schema provvedimentale che sottopone all'attenzione di un'altra amministrazione pubblica, la quale quindi deve solo esprimere il proprio parere su quello schema provvedimentale. Quindi vedete che in questo caso il silenzio assenso si forma perché di fatto c'è già uno schema provvedimentale, come dire, si è già arrivati alla fase decisionale, quindi il superamento di quel parere è consentito perché la fase decisoria si sta per concludere, come appunto ci ricordava poc'anzi il dottor Roccasalva. Se si entra dentro la conferenza di servizi invece la disciplina cambia, innanzitutto perché si perde il riferimento allo schema provvedimentale. Perché? Perché nella nuova conferenza di servizi tutto quello che accade, tutte le varie fasi, quindi anche la fase istruttoria e la fase decisoria, vengono tutte riportate all'interno della disciplina della conferenza di servizi. Quindi viene meno quella condizione che invece caratterizza l'articolo 17 bis. Ecco perché vi dicevo che a mio avviso quando si entra dentro il modello procedimentale, il modulo procedimentale della conferenza di servizi, di fatto l'articolo 17 bis subisce delle variazioni e quindi diventa molto più diciamo garantista rispetto al privato. Qui vi ho riportato il caso che in realtà avevo già discusso la volta precedente, quindi vado un po' veloce, ed era il caso in cui una società aveva presentato al settore SUAP, SUE ed urbanistica dell'Unione di Comuni Liguri il rilascio della richiesta di autorizzazione unica in materia di attività produttive per il progetto di ammodernamento dello stabilimento balneare già esistente. Il 7 dicembre del 2016 l'Unione dei Comuni indice una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14 bis al fine di acquisire i necessari atti di assenso delle amministrazioni coinvolte, invitandole, come previsto dalla normativa in questione, a chiedere chiarimenti o documentazioni integrative al richiedente entro il termine perentorio di 15 giorni e a rendere le proprie determinazioni entro il termine anch'esso perentorio di 90 giorni dal ricevimento della nota di indizione. Questi sono i tempi che abbiamo visto essere previsti dall'articolo 14 bis. La sovrintendenza e la regione si esprimono solamente dopo il termine per l'espressione delle proprie determinazioni, scaduto il 14 maggio 2017. Anche qui ricordo che l'articolo 167, quindi per il rilascio dell'autorizzazione, 146, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, prevede di fatto un meccanismo che invece è molto simile a quello che ci ricorda l'articolo 17 bis, perché l'articolo 146 di fatto richiede, come dire, costruisce il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con una modalità a doppio incastro, cioè praticamente la regione o l'autorità da essa delegata, immaginiamo che sia la regione, svolge la propria istruttoria. Al termine di questa istruttoria, che mi sembra duri 40 giorni, 40 o 45, non mi ricordo, comunque diciamo poco importa, al termine della propria istruttoria predispone una bozza di autorizzazione che poi passa alla sovrintendenza affinché la sovrintendenza, che svolge a sua volta la propria istruttoria, rilasci il parere definitivo. Parere che abbiamo detto essere
vincolante, quindi diciamo è sulla base di questo che poi l'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata o meno. Quindi diciamo rientreremo proprio in quel caso specifico previsto dall'articolo 17 bis. Quando però questa disciplina, questa procedura entra dentro il modulo della conferenza di servizi, per come è disciplinata la conferenza di servizi, che cosa accade? Accade che nell'ambito della conferenza semplificata, il responsabile del procedimento manda tutta la documentazione presentata dall'istanza sia alla regione sia alla sovrintendenza, quindi affinché ciascuna dei due soggetti possano svolgere in parallelo la prova istruttoria. Questo che significa? Significa che di fatto quando si entra nel modulo della conferenza di servizi non è necessario, come dire, è possibile che se la sovrintendenza ritarda a emanare il proprio provvedimento e la regione a sua volta non emana il provvedimento finale perché la sovrintendenza no, ha ritardato, che è diciamo, diciamo, una delle condizioni che più si sono verificate in passato ed è stato quello per cui appunto ci si è lamentati appunto della difficoltà di chiudere il procedimento. Questa condizione non può, diciamo, riverberarsi nel blocco della decisione, in conferenza di servizi. Tant'è vero che vi ricordo, nella conferenza di servizi si dice che l'amministrazione procedente deve considerare il mancato rilascio nei termini indicati, come un assenso presunto. Quindi il responsabile del procedimento non può dire io non sono nelle condizioni di poter indicare perché non ho la competenza di verificare la compatibilità paesaggistica, ma deve considerare quell'assenso come un atto di assenso senza condizioni. Vi ricordo altresì che questa è la motivazione per cui i tempi previsti nell'ambito della conferenza di servizi, ma in realtà questa è la stessa disciplina prevista dall'articolo 17 bis, non sono immediatamente di 90 giorni, ma sono di 90 giorni se e solo se leggi di settore o i regolamenti procedimentali non prevedano tempo diverso, sia più lungo che più breve. Non è importante che sia, diciamo, la cosa più importante è immaginarsi un tempo più lungo, perché come vi dicevo l'altra volta e ve lo ribadisco, in realtà il fatto che scatti il silenzio assenso presuppone, come dire, garantire che l'amministrazione possa svolgere la propria istruttoria ed arrivare ad una propria decisione. Quindi se già il legislatore di settore ha riconosciuto che per svolgere l'istruttoria ed arrivare ad una decisione la sovrintendenza e la regione necessitano di 100 giorni, immaginiamo, allora dopo 100 giorni devono essergli garantiti, proprio perché poi scatta diciamo, il meccanismo di ghigliottina previsto dal silenzio assenso. Quindi in questo caso, andando diciamo, appunto più veloce, si arriva ad una decisione completamente diversa. Perché vado direttamente alla decisione. Il termine perentorio non è stato rispettato né dalla sovrintendenza né dalla regione. Pertanto si è realizzato, ci dice il TAR Liguria, l'ipotesi normativamente prevista di silenzio significativo e le determinazioni di competenza di tale soggetto devono intendersi acquisite senza condizioni. Vi ricordo altresì che in questo caso specifico, in realtà la conferenza di servizi aveva concluso con una determinazione positiva. Quindi i ricorrenti in realtà si lamentavano non tanto del fatto che gli fosse stata negata l'autorizzazione, ma si lamentavano delle condizioni che erano state indicate dalla sovrintendenza per il rilascio, condizioni che poi erano state recepite dall'autorità competente al rilascio, mi sembra dall'Unione dei Comuni. Dal SUAP dell'Unione dei Comuni. Quindi in questo caso ci dice non rilevano le comunicazioni pervenute da detti enti oltre il termine, delle quali la determinazione finale della conferenza non deve tener conto.
Ciò importa che il provvedimento conclusivo dell'iter risulta illegittimo nella parte in cui richiama e fa proprie le prescrizioni pervenute intempestivamente. Quindi il collegio non può aderire in senso opposto alla tesi che invece era stata sostenuta dai ricorrenti, secondo cui la norma citata non troverebbe applicazione con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, come tra l'altro ribadito anche dalla nota del MIBACT, che appunto ci ricordava il dottor Rocca Salva. Anche all'autorizzazione paesaggistica si applica il silenzio assenso. Quindi in questo caso si è arrivata ad una decisione Sì, Mariangela, diversa. devi Questo andare verso la infatti conclusione perché sono arrivate veramente molte domande e mancano un significa quarto d'ora prima anche il della fine motivo per dell'aula. cui, e ritorno alla conferenza di servizi, perché appunto i due istituti sono tra loro strettamente connessi, anche il motivo per cui tante amministrazioni regionali hanno deciso di ampliare l'ambito soggettivo della conferenza di servizi e di estenderlo anche ai casi in cui venga richiesta, si debba richiedere solamente un atto autorizzatorio da parte di un'altra amministrazione. Quindi parliamo di amministrazione diversa, quindi non parliamo di soggetti, uffici appartenenti alla stessa amministrazione, ma parliamo di amministrazioni diverse. Ci dice l'articolo 14,2 che in realtà la conferenza di servizi, quindi il principio generale, è che scatta quando siano necessari, in modo obbligatorio, quando sia necessario acquisire, per arrivare alla Allora, decisione sì, nel frattempo finale, che vi gli do modo di atti di leggere assenso le domande che sono emanati da arrivate, volevo dare alcune amministrazioni diverse. Quindi comunicazioni la molto veloci di pluralità servizio. sembra essere Allora, il tutto ridotta, lo devo troverete sulla vedere. pagina di eventi nella quale vi siete iscritti, dunque non vi preoccupate, nella chat avete diverse volte il link. Ora, qualcuno mi chiedeva se ci sono altri moduli. Sì, ci sono altri moduli, verrete informati, c'è un Ah, modulo ok. dell'AUA e il Allora, provvedimento diciamo, chiudo, unico però vi lascio un e ci saranno le mete di altro caso, giugno. che Una anche qui è comunicazione ora, particolarmente mentre interessante, i quindi relatori risponderanno in chat, vi caricherò la slide per suggerisco di partecipare leggerlo con al gruppo di attenzione, perché lavoro. invece in questo La caso il Consiglio di registrazione sarà Stato presente da fa questo pomeriggio inoltrato sul sito un'analisi rispetto di eventi. alla Grazie a disciplina tutti, rimango in chat a darvi dell'articolo supporto 17 e bis rispetto a quello dell'articolo 16, ovvero rispetto ai pareri. Quindi qua Sì, il allora caso comincio io a rispondere risulta interessante per sapere qual è a il qualche limite di domanda, demarcazione tra partirei proprio dall'ultima. l'applicazione, Quali sono le sentenze cioè quando il successive che contrastano la la richiesta sentenza del parere fa 640 del scattare 2016 l'articolo del Consiglio di 17 Stato, bis una e cosa quando per ottenere invece che si l'articolo applica 17 bis si applichi al suo? 16. A Beh, questo punto, la visto che ci sono tante 1640 del domande, 2016 è un parere, abbiamo procediamo a detto, non è una rispondere alle sentenza. Ad ogni domande. modo, non è un vero e proprio contrasto. Diciamo, abbiamo detto già nell'esposizione che rispetto alla prima. Diciamo così, al primo parere del Consiglio di Stato che aveva stabilito quella, come dire, quella separazione netta tra l'articolo 17 bis, tra l'articolo 17 bis e gli altri istituti a tutela del privato, cioè che diceva che non potevano applicarsi all'articolo 17 bis i procedimenti che gli enti precedenti portavano avanti in nome e per conto dei privati, tipico esempio quello del SUAP e del SUA, poi ci sono state invece delle sentenze che hanno invece preso in esame profili relativi all'articolo 17 bis anche in presenza di, diciamo anche in presenza di pratiche avviate per uso produttivo. Quindi non è proprio un vero e proprio contrasto, è un temperamento della prima statuizione da parte del Consiglio di Stato. Vorrei poi brevemente rispondere a qualche domanda che nel frattempo è arrivata. Se per te va bene, Mariangela, come puoi rispondere?
No, figurati. Allora, giusto una domanda. Allora, si dice, vorrei fosse chiarito con un esempio cosa si intende per ricevimento dello schema di provvedimento. Quindi, quando si dice appunto che l'articolo 17 bis si applica nel momento in cui io mando uno schema di provvedimento, cosa vuol dire? Ma diciamo, lei può trasmettere, lo schema di provvedimento va trasmesso naturalmente in maniera formale, quindi con una nota. Sicuramente protocollata, firmata, eccetera. Dopodiché, come ricorda appunto il Consiglio di Stato, può esserci sia il caso della codecisione, quindi quel provvedimento deve essere firmato dai due enti, oppure può essere semplicemente un atto in cui dico è completo di tutto, tranne che l'emissione del parere necessario. Io, per esempio, ho bisogno di acquisire un parere. Scrivo, faccio tutto il provvedimento e metto, dato atto che è stato richiesto il parere con nota protocollo e quindi per far capire all'ente che deve rilasciare il parere che appunto è già stato preso in considerazione il fatto che deve rilasciare quel parere, ma contestualmente gli si dice anche, ho preordinato il procedimento per fare in modo che se non mi rilascia il parere nei 30 o nei 90 giorni posso usufruire del silenzio assenso, quindi può essere anche senza particolari formalità, può essere anche, lo possiamo inviare anche eventualmente in formato Word per consentire eventuali modifiche senza ulteriori aggravi del procedimento. L'importante appunto è che lo si trasmetta formalmente in maniera tale che l'ente che deve rilasciare il parere abbia contezza di quello che si sta andando a preparare. Poi si dice il parere dell'ASP deve essere sempre espresso, abbiamo detto che l'unico limite, l'ASP, quindi l'azienda sanitaria, quella in Lombardia, mi sembra che si chiami così l'ASP, sicuramente sì, anche i procedimenti igienico-sanitari, quindi rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 17 bis, in questo caso il comma 3, perché parliamo naturalmente della tutela della salute e dell'igiene del cittadino, quindi sicuramente l'ASP potrà fruire di un termine più lungo di 90 giorni, ma l'unico limite, ripeto, non è soggettivo ma è oggettivo, cioè, ci sono pareri che devono essere espressi, previsti da norme comunitarie. Da questo punto di vista c'è appunto una domanda, mi ricollego a questa domanda, perché ritenete che anche l'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera non faccia scattare il silenzio assenso? Ma intanto lo prevede una direttiva comunitaria, la direttiva 2193 del 2015 prevede proprio la necessità di un'autorizzazione espressa per l'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera. C'è anche del resto una FAQ del Dipartimento della Funzione Pubblica che del 2017 che lo prevede testualmente. Un altro parere. L'autorità con competenza ambientale in fase istruttoria di procedura di VAS, quindi valutazione ambientale strategica, può bloccare il procedimento? La risposta è ancora una volta quella che abbiamo dato poc'anzi, cioè se non è un discorso soggettivo, deve essere un discorso oggettivo, cioè se la necessità di acquisire il provvedimento espresso è previsto da una norma comunitaria, allora occorrerà che quell'autorità competente in materia ambientale si esprima, ma non perché, ripeto, è competente astrattamente in materia ambientale, ma semplicemente perché lo prevede la normativa comunitaria. E naturalmente in questi casi fatti salvi i profili di responsabilità previsti dalle norme vigenti, quindi si applicheranno le norme sul silenzio in adempimento, eventuali danni da ritardo e quant'altro. Però, ripeto, non è una questione ambientale piuttosto che edilizia, eccetera. Il problema è l'articolo 17 bis si applica sempre, tranne che vi siano direttive, regolamenti comunitari che obblighino a rilasciare un'autorizzazione espressa. Un ultimo quesito e poi do la parola a Mariangela. Dice il silenzio assenso non si applica agli atti concessori, abbiamo detto, ma ad ogni modo si applica agli eventuali endoprovvedimenti che risultano essere funzionali al rilascio del provvedimento finale di concessione, ad esempio per derivazione d'acqua pubblica, è corretto? Allora, abbiamo detto prima, con riguardo a questo aspetto, che il silenzio assenso procedimentale di cui all'articolo 17 bis si colloca in una fase decisoria. Quindi, qua mi sembra dall'esposizione del parere siamo in una fase di acquisizione di pareri propedeutici al rilascio del provvedimento finale, quindi siamo in una fase ancora istruttoria.
Qui sicuramente si applicherà, si potrà applicare l'articolo 16 della 241 o in alternativa, ancora meglio se possibile, gli articoli 14 e seguenti della 241 o ancora meglio, se si tratta di, per esempio, un procedimento di SUAP, le norme di settore, quindi in particolare ad esempio le norme che prevedono l'articolo 38 del decreto 112 del 2008 oppure l'articolo 7 del decreto 160 che consentono anche, anzi obbligano le responsabilità del SUAP ad andare avanti prescindendo dall'espressione dei pareri omessi. Io prendo la parola a te se vuoi. Io credo che nel diritto amministrativo dobbiamo sempre riflettere sul fatto che ci sia, come dire, è necessario comprendere la ratio dell'istituto. Allora, è vero che l'istituto sia dell'articolo 17 bis sia l'istituto della conferenza di servizi è finalizzato a velocizzare e accelerare l'azione amministrativa. Questa velocizzazione deve in qualche modo essere, mi sentite? Ah, perché mi ero bloccata. Deve in qualche modo essere, come dire, contemperata con tutte le esigenze. Allora, la concessione di acqua presuppone un procedimento particolare che è finalizzato in estrema sintesi a fare tre cose. Uno, si deve richiedere, come dire, la possibilità di cercare l'acqua. Due, una volta che ho cercato l'acqua, che, di poterla come dire, recuperare attraverso l'apertura di un pozzo. E tre, una volta che c'è il pozzo, una volta che l'amministrazione ha verificato che c'è il pozzo e quindi è andata fisicamente a verificare questa cosa, rilasciare la concessione. Quindi il rilascio della concessione è un atto che si conclude a seguito di un'attività particolarmente, come dire, complessa e che presuppone quindi come dire, anche l'ispezione fisica. Allora, tra l'altro appunto parliamo di concessioni di un bene demaniale, quindi a mio avviso delle due l'una, allora o se si entra dentro la conferenza di servizi congela la sua attività fin tanto che si è chiusa la procedura di concessione, ipotizzando che la concessione di acqua pubblica sia in un caso in cui la concessione di acqua pubblica sia strettamente necessario allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e produttiva per cui si è fatta la domanda di fronte al SUAP, oppure si acquisisca prima la concessione e poi si avrà il procedimento presso il SUAP. Quindi, come dire, le due cose sono completamente diciamo tra loro alternative. Questo per far capire che cosa? Che bisogna in qualche modo avere la capacità e la flessibilità di capire di combinare la ratio dell'istituto con il caso di specie, quindi di capire in che modo i due aspetti possano tra loro essere diciamo conciliabili. Così come ho visto di nuovo emergono di nuovo tutti i procedimenti autorizzatori ambientali. Questo non ci stupisce perché sono molto complessi, perché richiedono appunto fasi diverse. E quindi diciamo spesso appunto si pone il problema. Vi ricordo che ad esempio c'era una domanda rispetto alla caratterizzazione. Allora anche qua il silenzio assenso, bisogna capire che cosa si produce con il silenzio assenso, cioè se nell'ambito della caratterizzazione, ma in realtà tutta la procedura sequenziale e a step successivi che caratterizza l'attuale disciplina della bonifica, in realtà è finalizzato non tanto al rilascio di un atto, cioè prima di arrivare all'autorizzazione degli atti di bonifica, è necessario fare tutti quei passaggi che presuppongono le valutazioni tecniche per il superamento o meno dei limiti di inquinamento, quindi per verificare che il sito sia effettivamente contaminato, che il sito contaminato possa essere sottoposto a delle misure di mitigazione o meno. Quindi in realtà qui, nella fase soprattutto iniziale, la disciplina del silenzio assenso non ha senso, scusate il giro di parole, perché che cosa poi andrei ad ottenere? Quindi, diciamo, leggiamo e studiamo e interpretiamo gli istituti alla luce di quanto ci dice letteralmente il legislatore, alla luce di quanto ci indicano i giudici amministrativi, ma anche, come dire, con un principio generale di
interpretazione autonoma dell'amministrazione e quindi del responsabile del procedimento. Cioè siamo tutti in grado di, come dire, applicare il principio del, come dire, del buon. Sì, possiamo arrivare alle conclusioni. Oggi in aula abbiamo toccato i 950 partecipanti, dunque grazie veramente a tutti per aver partecipato. Le domande alle quali non è stata data risposta, vabbè, non vi preoccupate, e mezza, quindi, nei Paola, prossimi non so giorni li troverete in forma scritta sulla pagina di eventi nella quale vi siete iscritti a questo evento. Dunque date solamente il tempo ai relatori di poter rispondere a tutte le vostre domande che sono arrivate veramente, ne sono arrivate veramente molte. Da questo punto pomeriggio troverete anche le slide e la registrazione caricata e ricordo ancora a tutti che l'attestazione di iscrizione a questo evento avverrà dopo che verranno scaricati tutti i log di partecipazione solo a coloro che hanno seguito l'evento per almeno il 20% del tempo. Anche in questo caso ci vuole un pochino perché come ho detto prima siete stati veramente tanti a partecipare a questo evento. Ricordo ancora il nostro gruppo di lavoro che fino al 28 maggio potete mandare, illustrare nel dettaglio un quesito di particolare complessità e rilevanza e partecipare appunto alla discussione su questi casi. Vi prego di mandare il tutto all'indirizzo ponsemplificazione@formez.it entro il 28 maggio alle ore 12. A questo punto non mi resta che ringraziare tutti voi per aver partecipato, ringraziare Mariangela Benedetti, Riccardo Roccasalva e Francesca Ferrara che è il capo progetto di questo, che è il nostro capo progetto. Allora, grazie ancora a tutti e buon proseguimento di giornata.